Facciamo il punto sul dolore post-operatorio in chirurgia, su come va affrontato, su come soprattutto si può prevenire con un vero esperto, col professor Umberto Tarantino, che abbiamo incontrato qui a Roma in occasione del terzo congresso nazionale di Guida, una società scientifica interamente dedicata al dolore muscoloscheletrico e all'algodistrofia. Professor Tarantino, quanto è importante il problema del dolore post-chirurgico per il buon esito di un intervento? Come si inserisce nell'ambito della vostra pratica, appunto, di ortopedici, professore? Nella nostra pratica la valutazione importante del dolore post-chirurgico ovviamente fa riferimento innanzitutto al dolore preoperatorio, specialmente in interventi a carattere elettivi, quali la protesica del ginocchio, dell'anca oppure la chirurgia vertebrale, e noi sappiamo che queste sono patologie che incidono enormemente nei numeri. Basti pensare che facciamo circa 80.000 protesi di anca all'anno, e alcune nelle revisioni, alcune legate magari alla fragilità dell'osso, o la protesi di ginocchio, circa 30.000 protesi di ginocchio all'anno. Quindi è chiaro che bisogna completare l'atto chirurgico con una buona preparazione e quindi bisogna valutare come arriva a questo intervento, con quali problematiche, magari arriva depressa, e noi sappiamo che la depressione incide enormemente anche in quello che è l'esito post-operatorio. Le patologie, le comorbidità che un paziente ha nel preoperatorio, che ovviamente perseguono anche nel post, parliamo per esempio di persone diabetici, queste persone diabetici che già hanno uno stato infiammatorio cronico preoperatorio di carattere sistemico, allora avranno una problematica superiore nel post chirurgico, e quindi un'analisi attenta, valutare se il paziente è in grado di fare una buona riabilitazione post operatoria. Noi, per esempio, un altro aspetto che può essere importante andare a chiarire che chi fa l'uso di statine o di oppioidi preoperatoriamente avrà bisogno successivamente di più farmaci, e potrà esserci l'opportunità, la possibilità che da un dolore acuto, che è legato per esempio all'incisione chirurgica, no? Quando noi incidiamo abbiamo un insulto traumatico, questo insulto traumatico produce una sensibilizzazione dei nocicettori periferici, e quindi è chiaro che se questi nocicettori periferici poi diventano, amplificano la loro memoria attraverso mediatori chimici, eccetera, è chiaro che evidentemente si può passare a una sensibilizzazione di carattere centrale e quindi a una cronicizzazione del dolore. Faccio un esempio, dopo l'intervento, se io avevo avuto una valutazione del dolore 9, è chiaro questo dolore, diciamo, quanto sarà subito dopo, quanto diminuirà? È possibile che il paziente entra, alcune tipologie di pazienti entrano in una zona quasi di tipo catastrofico e quindi hanno paura per esempio a muoversi e quindi amplificano magari una sola sedentarietà e quindi possono invalidare l'atto chirurgico che è stato fatto. Senti professore, un flash sui farmaci, quelli da usare prima dell'intervento chirurgico, come l'ha detto lei, per la preparazione, quelli che si usano durante l'intervento e quelli che si usano dopo, cosa possiamo dire? Allora, cercare di ridurre i farmaci, quindi un primo fattore emendabile di questo rischio è cercare di diminuire proprio meno possibile questi farmaci, perché così i farmaci post-operatori possono agire meglio. Per esempio migliorare lo stile di vita, cercare di dare più un po' di attività fisica, preparare anche psicologicamente il paziente a questa condizione e quindi dare esattamente le linee nel consenso dell'atto chirurgico che fa, quello che deve fare preoperatoriamente, quindi prepararlo alla possibilità che possa avere dolore anche dopo. E noi sappiamo che alcuni di questi pazienti, per esempio il 14%, il 20% chi fa la protesi d'anca in elezione, potrebbe avere dolore successivamente, e addirittura il 40% delle persone che fanno la protesi di ginocchio, perché magari al di là di quello che è ovviamente, certo, l'atto o problematica intrinseca all'intervento.
Stiamo parlando per esempio di soggetti che sono particolarmente obesi. Noi sappiamo che un BMI elevato produce un aumento del dolore post-operatorio, quindi il dimagrimento, se fosse possibile, preoperatoriamente, insomma, ecco. Assumere meno farmaci, diciamo, antidepressivi, insomma, cercare di correggere quelle abitudini che sicuramente incideranno di più nel posto chirurgico, facendo diventare il posto chirurgico il dolore non più acuto legato all'atto, ma anche cronicizzarlo. La cronicizzazione è la cosa più grave che può avvenire e quindi rende quell'atto chirurgico inutile.